Benvenuti a questo nuovo appuntamento su meteogiuliacci.it dedicato all'approfondimento dell'evoluzione del tempo per i prossimi giorni e in particolare per questo fine settimana. Nel prossimo weekend, infatti, l'Italia sarà attraversata da una nuova perturbazione, la numero 5 del mese di novembre, che in particolare porterà piogge tra domenica e lunedì su buona parte delle nostre regioni. Ci chiediamo se queste piogge saranno ancora una volta intense come purtroppo è capitato di recente. E per capire questo vediamo due mappe in particolare. La prima riguarda la disposizione del flusso dei centri motori di bassa pressione che condizioneranno il tempo sull'Europa. Vedete la presenza di un vortice di bassa pressione. Sulla Spagna sarà proprio questo vortice di bassa pressione che sarà agganciato dal flusso perturbato atlantico e che quindi si muoverà poi verso la nostra penisola accompagnando appunto la perturbazione numero 5. Ma come potete vedere ancora in questa mappa, il minimo di pressione non è accompagnato da nuclei di vorticità particolarmente intensi e quindi questo significa che i fenomeni che caratterizzeranno la perturbazione non saranno particolarmente di forte intensità. Un'altra mappa invece ci fa vedere la temperatura a circa 1500 metri. Vedete che l'aria fredda in discesa dal nord Atlantico non interagirà direttamente con l'aria calda e umida che sarà prelevata ancora una volta dal Nord Africa. Quindi venendo meno il contrasto termico tra queste due masse d'aria, allora possiamo ipotizzare che i fenomeni, ancora una volta, non saranno particolarmente intensi. Vediamo adesso sull'immagine del satellite virtuale la nuvolosità della perturbazione. Vedete, tutta l'Italia sarà interessata dalla nuvolosità della perturbazione numero 5, che in particolare porterà le piogge, abbiamo detto, nella giornata di domenica. Iniziamo col vedere la previsione per la giornata di sabato. Allora, nella giornata di sabato non c'è molto da dire. Avremo ancora le ultime piogge sulle regioni meridionali che appartengono alla perturbazione numero 4. Poi vedete le nuvole che interessano soprattutto le regioni centrali, la Sardegna. Qualche nuvola si spinge fino alla Liguria, mentre al nord il fenomeno più importante saranno le nebbie. Nebbie che comunque si dissolveranno nel corso del mattino. Se poi andiamo a vedere invece la previsione per la giornata di domenica, potete notare proprio come quasi tutta l'Italia sarà interessata dalle precipitazioni, eccetto probabilmente le regioni alpine, l'Alto Piemonte, l'Alta Lombardia e il Ponente Ligure, dove qui le piogge saranno scarse o del tutto assenti. Piogge al più di moderata intensità sulle altre regioni e probabilmente le piogge un pochino più forti cadranno soltanto sulla Campania, come potete vedere, e sulle regioni ioniche, in particolare sulla Sicilia orientale e sulla Calabria ionica. Infine, cerchiamo di capire un pochino quello che è successo durante la recente alluvione. Abbiamo avuto modo di vedere come il clima e come l'evoluzione in genere del tempo ci abbia presentato un altro conto piuttosto salato, fatto non solo di danni ma anche di vittime. Una nuova alluvione si è aggiunta alla lunga lista di alluvioni che abbiamo avuto negli ultimi anni. Ricordiamo in particolare l'alluvione del 4 ottobre del 2010 a Varazze, in Liguria, poi l'alluvione dell'1 e del 2 di novembre, sempre del 2010, a Vicenza, l'alluvione dell'anno scorso, del 25 ottobre, sullo Spezzino, in particolare sulle Cinque Terre e sulla Lunigiana, seguita poi dal 4 novembre con l'alluvione che ha colpito Genova con l'esondazione del Ferreggiano. Poi il 22 novembre dell'anno scorso ancora l'alluvione nel Messinese, in Sicilia, e infine le ultime due alluvioni che abbiamo avuto la settimana scorsa. Beh, a questo punto è ovvio e logico porci anche una domanda: se possiamo fare qualcosa per iniziare a convivere con questi fenomeni estremi che la natura tende a riproporci sempre più spesso? Sì, possiamo fare qualcosa, anzi dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, un modo di pensare che dovrebbe poggiare su tre pilastri importanti. Innanzitutto bisogna valorizzare la cultura in ambito meteorologico e in ambito climatico. Dobbiamo essere coscienti che lo studio dell'atmosfera è l'unico mezzo, l'unica arma disponibile che abbiamo per riuscire a capire il perché di tutto questo. Dobbiamo poi imparare a rispettare l'ambiente, perché
perché noi siamo ospiti del pianeta Terra e non possiamo permetterci di fare quello che vogliamo. Dobbiamo ricordarci sempre che se noi togliamo una zolla di terra al fiume, poi prima o poi il fiume e la zolla di terra se la riprenderà con gli interessi. E infine dobbiamo pensare alla prevenzione. I soldi che vengono spesi per curare devono essere spesi per prevenire, in particolare per la messa in sicurezza del nostro territorio che sappiamo essere ad alto rischio idrogeologico. Bene, con questo concluso, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo aggiornamento.